questa Eva, la mia nuova moglie svedese. Capite che? Se lo sapevo. Sei luna di miele con la tua ipopotama. Siamo in vacanza, bisogna pensare un po' anche alla passera. Per me questa è la mia seconda film, no? Ho fatto uno in Spagna e questa è la seconda film qui in Italia. Per me ha sido un piacere lavorare con le fratelli Vanzina perché ha sido meraviglioso, fantastico. È il regista più veloce che ho conosciuto nella mia vita, no? Per me la Fiorentina è tutto, io penso solo alla Fiorentina. Infatti siamo tutti rombi agli anni 90. Guarda a me! A te! Tu a me dici coatta! A te te lo dico, siamo solo in due, a te nostro. Ci siamo molto divertiti a fare questi personaggi perché c'era... ovviamente c'era la sceneggiatura, ma abbiamo potuto fare molto anche noi e il regista Carlo e lo sceneggiatore Enrico hanno colto tutte le occasioni che abbiamo tirato fuori, per cui siamo, insomma, è stato un gruppo di lavoro veramente molto piacevole. Attento! Oh, ma che sei cieco, non mi hai visto? Il rapporto che c'è tra padre e figlio però è quello più avvincente, anche perché il pubblico, insomma, ha accolto con grande entusiasmo il personaggio che interpreto io, che è apparente un papà separato che può godere della compagnia del proprio figlio solamente un giorno stabilito dal giudice, entra in competizione con l'attuale compagno della moglie e allora chiaramente può far vedere al bambino che tutto è di più, però lui, nonostante il papà sia un fanfarone, alla fine l'amore poi resta e lui gli vuole sempre più bene. Bene qui? Mamma mia, che caldo oggi! Quando accetto di fare un lavoro, in primo mi voglio divertire, quello in tutte le mie esperienze è capitato sempre, perciò il divertimento in primo, devo dire, a Capri siamo divertiti proprio perché è stato un bellissimo gruppo, poi io avevo con me anche il bimbo, la mia mamma, perciò sono stata proprio a mio agio. Sardegna, Costa Smeralda, Costa Paradiso, costa tanto. Fumano, maledetto viziaccio di sigarette.